Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi parliamo un po' di impianti fotovoltaici. Parliamo un po' di impianti fotovoltaici. Oggi vi voglio far vedere qualche immagine di il nostro ultimo impianto appena terminato. Si tratta di un impianto da 4,5 kW con inverter e batteria azzurro. Poi ci sono altri tipi di inverter, altri tipi di pannelli, quelle a seconda della scelta sia del cliente, della spesa e sia dalla sostenibilità. Cioè, che significa? No, sostenibilità dall'uso e consumo del cliente. Si guarda attentamente le bollette, si guarda attentamente i consumi e dopo si fanno dei calcoli prestabiliti per scegliere quale inverter, quale potenza adatta al proprio impianto. In questo caso, questo che vi faccio vedere sono dei pannelli Trina Solar con inverter azzurro e batteria da 5 kWh della Weco. È un'opzione tutta combinata, è un impianto a tetto a doppia falda, come potete vedere adesso nelle immagini, e in pratica questo è un tetto a falda perché purtroppo le dimensioni del tetto erano quelle, non è che potevamo tanto modificarle e quindi abbiamo adattato i pannelli che c'erano con il tetto esistente. Abbiamo fatto due falde, ma in questo caso funzionano tranquillamente benissimo. Quindi quello che vi volevo far vedere oggi era una delle nostre realizzazioni. Le realizziamo ormai quasi in tutte le marche. Stiamo andando sempre più avanti. Perché ho voluto fare questo video? Perché volevo farvi vedere un po' quello che stavamo facendo, come vi avevo detto già nei precedenti video, e quello che andremo a fare nel prossimo futuro. Sì, perché siamo passati sempre nell'era del digitale, come vi dicevo prima, da internet, tutte queste cose. Continuiamo a parlare anche di questo, ma ci siamo improntati anche nel mondo dell'energia sostenibile, delle wall box di ricarica e via discorrendo. Perché questo? Perché il mondo sta cambiando, dobbiamo diventare sempre più ecosostenibili e quindi andremo a implementare sempre di più impianti fotovoltaici, wall box di ricarica, perché a lungo andare la maggior parte delle persone andranno a scegliere sempre auto elettriche e quindi la necessità di un impianto fotovoltaico, secondo me, è quasi obbligatoria, perché sì, è vero, il prezzo della bolletta potrà scendere, potrà salire o potrà avere degli sbalzi, ma se hai un impianto fotovoltaico, diciamo che la spesa della ricarica dell'auto è quasi ripagata. Quindi per questo video è tutto. Se vuoi altre più informazioni, ti invito prima di tutto a iscriverti al canale, lasciare un like e mettere la campanellina per seguire altri video. E poi se mi vuoi contattare basta che mi contatti qui sotto sul mio WhatsApp mandandomi un messaggio e poi sarai ricontattato da me o dal mio team. Quindi se questo video ti è piaciuto mi raccomando lascia like per l'algoritmo di YouTube e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!